L'eruzione del 1944. La storia dell'ultima eruzione del Vesuvio e il suo impatto sul territorio circostante il vulcano viene illustrata in questo video, utilizzando foto e filmati dell'epoca in bianco e nero e filmati di eruzioni di altri vulcani a colori. L'eruzione avvenne nel 1944, durante l'occupazione delle truppe alleate, e concluse un periodo di attività del vulcano durato circa 30 anni e caratterizzato da modeste eruzioni dal cratere centrale. Lave e scorie avevano ormai riempito il cratere largo 720 metri e profondo 600 metri, che si era formato durante l'eruzione del 1906. Da esso emergeva un conetto di scorie, visibile anche da Napoli, che cominciò a franare il 13 marzo, quando l'attività sismica divenne più intensa, e che collassò il 17 marzo. Lanci di scorie segnarono l'inizio dell'eruzione nel pomeriggio del 18 marzo. Intorno alle 16:30, colate di lava cominciarono a traboccare dai bordi del cratere. Le principali colate scorsero lungo i versanti settentrionale, meridionale e occidentale del cono. La colata che scorreva verso nord in serata raggiunse il fosso della vetrana. La colata occidentale costeggiò il binario della funicolare e intorno alle 23 interruppe per oltre 50 metri il tratto eremo funicolare inferiore della ferrovia vesuviana. Questa è la rappresentazione grafica della distribuzione delle lave nella notte tra il 18 e il 19 marzo. La colata settentrionale, più volte alimentata, scorse lungo il fosso della vetrana, finché alle 8:30 del mattino del 20 si affacciò alla cima del versante sovrastante i centri abitati di San Sebastiano e Massa di Somma. La sera dello stesso giorno distava solamente 500 metri dai due centri. Tra l'una e le due della notte, tra il 20 e il 21, la colata raggiunse e distrusse gli abitati di San Sebastiano e Massa di Somma. 10.000 abitanti furono evacuati e trasferiti a Portici. Il giorno 21 terminò la fase dell'eruzione che aveva prodotto colate di lava. Lo stesso giorno, intorno alle 17, iniziò una nuova fase dell'eruzione con spettacolari fontane di lava, alte fino a circa 1000 metri. L'ultima di queste durò circa 5 ore. Scorie e ceneri lanciate nell'atmosfera dalle fontane furono spinte dai venti in quota e si depositarono al suolo con spessore di decine di centimetri fino ad Angri e Pagani, a circa 20 km a sud-est del vulcano, mentre ceneri fini caddero fino ad oltre 200 km. Il giorno 22, intorno alle ore 13, l'eruzione raggiunse la massima intensità. Si formò una colonna di gas e cenere che salì fino ad un'altezza di circa 6 km. Anche in questo caso, la parte alta della colonna fu spinta verso sud-est dai venti in quota. Da essa caddero cenere e scorie che si accumularono al suolo su una vasta area a sud-est del vulcano. Parziali collassi della colonna eruttiva formarono piccoli flussi piroclastici che scorsero lungo i fianchi del cono. A partire dal giorno successivo, 23 marzo, si verificarono sporadiche esplosioni causate dall'ingresso di acqua nel condotto vulcanico e sciami di terremoti. Le esplosioni, il cui numero andò diminuendo nel tempo, generarono colonne di cenere, che furono spostate dal vento verso sud-sud-ovest e piccoli flussi piroclastici che scorsero solamente lungo i fianchi della parte alta del cono. L'eruzione terminò il 29 marzo, lasciando l'ampio cratere ancora oggi ben conservato. Gli effetti dell'eruzione sul territorio sono rappresentati in quest'immagine che mostra la distribuzione delle colate laviche in rosso, delle ceneri e delle scorie depositate per caduta in giallo e dei depositi lasciati dai flussi piroclastici in marrone. L'eruzione del 1944, benché di modesta energia, causò la morte di alcune decine di persone per il crollo di tetti e ingenti danni a San Sebastiano e Massa di Somma.